Sì, siamo qui a SAR grazie anche ad una collaborazione con Riccardo Distrotti che ci permette di utilizzare quest'area con un corso di mini trial per bambini che teniamo al mercoledì e al sabato. Questa è già la seconda edizione perché la prima è stata veramente un successo, abbiamo fatto il pienone, diamo noi moto, diamo noi abbigliamento, diamo noi tutte le protezioni. E ci sono i nostri tecnici che allenano i ragazzini, i bambini, gli insegnano le basi del trial. Ma insegnare di nuovo ai bambini, avendo io tanta passione ed essendomi divertito tanto in moto, è anche un po' una soddisfazione. E di conseguenza lo faccio perché mi piace e poi vedi che i bambini alla fine si affezionano, gli piace, e cerchi di invogliarli per poi portarli a un grado poi superiore, allenarli poi per fare delle competizioni man mano che passa il tempo. Allora, un anno un po' diverso rispetto al 2018, dove ci sono state tante gare. Quest'anno invece il lato agonistico è un po' messo da parte, ma per lasciare spazio ad altre attività altrettanto belle. Partiamo il mese di luglio, novità assoluta, con un corso di guida su strada. È un format che da 2 anni gira un po' per tutta l'Italia e sono riuscito a portare in Valle d'Aosta grazie a Raffaele Prisco della Federazione Motociclistica Italiana. Sono 2 giorni, circa 100 km al giorno, si può partecipare con qualsiasi tipo di moto e gli istruttori daranno tutte le dritte per migliorare la guida su strada e per prepararsi anche per chi lo vorrà al successivo corso di guida su pista. Per partecipare chiaramente fate pure riferimento a me, valledaosta@federmoto.it, dove vi darò tutte le informazioni e nel caso ci potremo anche sentire per i dettagli telefonicamente. Continueremo poi con le altre attività, al mese di luglio, di agosto ci sarà una bellissima mulatria nella Valle Centrale, a breve vi diremo tutti i dettagli della location. E al mese di settembre, grandissimo sforzo del Vespa Club Aosta che dopo anni oramai è riuscito a riportare un motoraduno a calendario nazionale in Valle d'Aosta. Sede, diciamo, del motoraduno sarà Gressan, dove ci sarà la parte statica, il raggruppamento delle moto, le varie attività. E poi nei 2 giorni di motoraduno verranno organizzate varie gite dove poter usare la propria moto lungo le strade della valle.